Allora, è arrivato il momento di parlare con il sindaco di Troina. Gli parlo nel modo più semplice e senza polemica, così come invece lui ha inteso fare con me. E quindi, dopo questo monologo, credo che lo sentirò soltanto in tribunale, perché io non posso non denunciare qualcuno che, mentre mi invita a vedere un dipinto del suo museo, dice che io sono un autenticatore seriale di falsi. Ebbene, questa cosa è totalmente insensata. Io, per quello che riguarda le sue indicazioni, mi rendo conto che lui si ispira a un suo consulente, che ha nominato cittadino onorario, persona di cui non si conoscono le competenze, che è laureato probabilmente in scienze dello spettacolo, a quello che ho letto, e però non dialoga con uomini di spettacolo, quindi ritiene di essere superiore a me. Peccato che io ricordi che alla fine del 2018 questo signore, che si chiama Piningian Siracusa, ha presentato un mio libro con molti elogi. In quel momento la mia condizione era uguale a quella di adesso. Quando poi io ho voluto, e lo sanno tutti, oggi un comitato ha finalmente capito che io ho cercato di essere utile a Siracusa, quando io ho trovato quel denaro che come assessore alla cultura della regione non avevo per trovare una teca e quindi dare la miglior sistemazione possibile al capolavoro di Caravaggio, questo si è inventato uno spirito di città la quale si ribella al fatto che ti viene portato via nei mesi autunnali per un restauro necessario, come vuole l'unico che ha titolo a parlare, che è l'Istituto Centrale del Restauro, che io con la sovrintendente Aprile ho convocato, quindi tutto è chiarissimo. Ebbene, si apre una battaglia molto virulenta e io vado a cercare di capire questo che mi presentò con molti elogi nel 2018, chi sia. È un bugiardo. Ha dichiarato di essere il primo ad aver portato Rubens in Sicilia, dimenticando che quando io ho lavorato per, prima di diventare assessore, per il presidente dell'Assemblea regionale Ardizzone, feci un confronto, all'epoca sindaco di Salemi, quindi eravamo 2008-2009, in occasione del centenario del terremoto di Messina, e mettendo in dialogo Caravaggio, il Caravaggio straordinario, che è la natività, il presepe, l'adorazione dei pastori che sta al Museo di Messina, feci un collegamento con l'adorazione dei pastori dello stesso anno, dipinta a Fermo, da Rubens. Quindi Rubens arrivò in una mostra in dialogo con Caravaggio sia a Salemi sia a Messina. Ora, questo dimostra che il signor Gian Siracusa mente, racconta bugie. Non è la prima volta che arriva Rubens, quando nel 2017, 18, 19 lui porta dei dipinti attribuiti a Rubens, su cui non voglio in questo momento entrare. Poi induce il sindaco ad acquistare un Tiziano, un dipinto che rappresenta Paolo III e che è certamente una copia, certamente un dipinto giudicato da Federico Zeri, esperto del Cinquecento e di altri momenti della pittura italiana, un dipinto di Anonimo. Eppure quel Tiziano, venduto come Tiziano e acquistato da lei, caro sindaco, per 56.000 euro, è sicuramente un acquisto sbagliato. Quindi io ho cercato di farle capire che o lei riesce a trovare un esperto di Tiziano che le dice con certezza cos'è quel dipinto, oppure lei è stato fregato. Non voglio dire chi l'abbia fatto, il padrone del dipinto ha diritto di ritenere quello che vuole, ma certamente quello che dice di un dipinto suo, essendo tra l'altro il figlio del pittore che possedeva quel dipinto, non è fede degno. Dopodiché voi avete una perizia che lei ha mostrato di Maurizio Marini. Era mio grandissimo amico. Era un uomo molto generoso ed era pronto per un'expertise, e quindi per quello che comporta un rapporto commerciale, a scrivere molte cose compiacendo il proprietario. Se poi, come ogni expertise, veniva pagato, a maggior ragione poteva essere inclinato a dire quest'opera ricorda, quest'opera ritengo che, quest'opera è vicina a Tiziano. Questo dice nella sua perizia. Ritengo che. Dopodiché non c'è, per questa che è una personalità, è un amico straordinario, l'ho conosciuto e frequentato, ma un esperto di Caravaggio, un esperto di pittura del Seicento, autore di expertise su molti pittori, spesso
estremamente, come dire, generose, e quindi è probabile che per compiacere il proprietario del dipinto Marini abbia voluto scrivere qualcosa che non corrispondeva al suo pensiero. Ma in ogni caso quella perizia non basta, perché per Tiziano è necessario che gli esperti di Tiziano, che ci sono, che hanno fatto mostre di Tiziano, che sono occupati del Cinquecento, come ho fatto io nella mia vita, ma io non voglio accettare il suo invito. La vedrò in tribunale per le cose che lei ha detto totalmente fuori del vero, ma certamente qualche esperto, penso per esempio a Federico Villa, penso ad Alpozzolo, penso a studiosi che hanno con molta attenzione, guarda, penso a Mauro Lucco, quindi avete molte possibilità di cercare esperti. Lei deve trovare un esperto che le garantisce che quel dipinto sia del Cinquecento. L'acquisto che ha fatto fin qua poggia su perizie, e io ho cercato di dirglielo, che sono senza fondamento. Quando poi lei chiede a me di venire a vederlo, quando mi accusa di autenticare dei falsi, le dico che lei probabilmente, visto che io la denuncerò, dice quello che non sa. C'è una parte di quello che lei dice che le viene dal suo consulente, di cui lei si fida, e fa male a fidarsi, perché non è un esperto di Tiziano, perché non è un esperto di Rubens, perché le ha fatto dire che sotto Napoli l'unico Tiziano è quello che avreste comprato voi. Bugia anche quella, perché c'è un capolavoro di Tiziano, della sua fase matura, al Museo di Trapani, a Palazzo Peppoli. Quindi lei ha mentito lui e ha mentito lei, forse lei è ispirato da lui. C'è in Sicilia un altro Tiziano. E il vostro non può essere detto Tiziano, perché non lo è. Lo ha detto Federico Zeri. Gli esperti che verranno, esperti terzi anche rispetto a me, diranno quello che pensano. Marini ha detto una cosa che rappresenta la posizione di un uomo gentile e generoso verso un signore che ha un dipinto che è chiaramente una copia. Avete fatto un cattivo acquisto. Non so se questo penalmente potrà essere interessante, ma per quello che riguarda le sue insinuazioni, che io non solo respingo, ma la porterò in tribunale, io ho semplicemente visitato una mostra con opere straordinarie della collezione Carpi, una grande collezione di arte futurista, che un'azione non so da chi sostenuta ha sequestrato al curatore della mostra, o da quello che l'ha realizzata, che si chiama Filippini. Il signor Filippini, che io conosco bene, è un uomo che ha fatto una bella mostra del futurismo e delle avanguardie con opere tutte autentiche. Gran parte di quelle che sono state sequestrate sono state restituite a Carpi come collezionista, lei può andare a controllare. Quindi io non le ho autenticate, io non ho fatto la mostra, io non sono il curatore. Lei mi ha accusato di una cosa totalmente falsa, quando l'unica cosa che io ho fatto è dire che quelli che hanno sequestrato le opere hanno sbagliato, e hanno sbagliato perché quelle opere non erano false, tant'è che le hanno restituite. I periti che sono stati chiamati per sostenere la posizione dei carabinieri sono periti che non hanno nessuna competenza specifica, ma io c'entro assolutamente nulla, quindi quando lei mi attribuisce un qualche rapporto con la mostra fatta a Noto da Filippini, fa un errore grave e una diffamazione gravissima. Io sono semplicemente una persona che ha espresso la sua opinione come persona che si occupa d'arte sull'autenticità di alcune di quelle opere che sono state sequestrate, sbagliando. Quindi su quello lei ha fatto battute sui suoi social del tutto prive di fondamento, perché io non c'entro nulla con quella mostra. Ritengo, come riterrà, spero, il tribunale, come già hanno ritenuto i carabinieri restituendo parte di quelle opere, che fossero originali. Per quello che riguarda De Dominicis, il ragionamento che è stato evidentemente suggerito a lei, che forse non sa chi è questo artista, che era mio grande amico, io sono in un grande comitato che è sorto dopo la morte di De Dominicis, ed è nato uno scontro fra me e un altro rappresentante su chi debba autenticare quelle opere, le quali, essendo opere concettuali, non rientrano né nel patrimonio dello Stato nazionale, perché hanno meno di 50 anni, sono state fatte tra gli anni 80 e gli anni 90. Sono opere che non vengono realizzate materialmente dall'artista, e quindi c'è uno scontro tra una parte dei responsabili dell'associazione che si è occupata di De Dominicis dopo la morte e un'altra parte che vorrebbe avere il dominio, ma è una questione talmente complessa che sarà difficile anche affrontarla in tribunale. E certamente io non ho periziato nessun falso. Ho semplicemente detto che quelle opere di collezioni importanti erano di De Dominicis. Una mia opinione. Ogni attribuzione è un'opinione. Quindi esattamente come quella di Marini. Quando qualcuno dirà che il dipinto che voi avete comprato non è di Tiziano,
Vorrà dire che Marini ha sbagliato. Uno può sbagliare. Quindi io posso essere imputato di un errore, di aver attribuito a De Dominis delle opere false è un'illazione senza fondamento. E per un artista concettuale che le opere non le faceva lui, mentre Tiziano i suoi dipinti li dipingeva. Poteva avere la bottega, ma non è neanche la bottega. Voi avete fatto un acquisto sbagliato. Avete fatto un acquisto imprudente. Quindi io ho semplicemente cercato di dirvi, se volete acquistare un Tiziano, non pensate di pagarlo 56.000 euro. Non potrebbe mai essere Tiziano. E quello che avete comprato è una copia, quindi dovreste ringraziarmi, perché io vi ho detto la verità che il vostro consulente non vi ha detto. Il vostro consulente non è un esperto di Tiziano, Marini non è un esperto di Tiziano. Lei a un certo punto si renderà conto amaramente che nessun esperto di Tiziano, a partire da Zeri, ma anche dalla fondazione di Pieve di Cadore, dirà che quel dipinto è Tiziano. Quindi avete fatto un acquisto imprudente. Ora, su questo io non voglio che lei mi ringrazi, ma che io non possa dirvi che il vostro consulente è uno che non ha alcuna competenza, lei non me lo può impedire. Questo è il tema. Voi avete fatto un incauto acquisto. Certo, 50.000 euro sono poche, sono pochissimi, se il dipinto è di un grande maestro. Ma con 50.000 euro nessuno compra un Tiziano. Allora voi avete pensato di fare un affare e siete stati fregati. Chi l'abbia fatto non lo so. E io questo volevo dirle. Quando se ne rende conto veramente, quando gli esperti veri, e non io, e non il vostro consulente, e non Marini che è morto, verranno a vedere il dipinto e vi diranno quello che Zeri ha detto in maniera così chiara, lei rimarrà malinconico e con un dipinto ridicolo che non è di Tiziano. Questa è la verità, che le dico serenamente per l'ultima volta, perché poi parleremo in tribunale. In tribunale lei mi spiegherà se io posso autenticare dei falsi, cosa che non ho fatto, attribuendomi cose che non mi riguardano in una mostra che non ho curato io, o se posso esprimere un'opinione, come quella di Marini. La mia opinione, in questo caso è opinione, è che il vostro quadro sia una crosta, che il vostro quadro non sia di Tiziano, che il vostro quadro sia anche una truffa per chi ve l'ha fatta. Se il vostro consulente lo ha ritenuto, senza essere esperto di Tiziano, un'opera di Tiziano, voi siete cascati in un tranello. Non voglio dire che ve l'abbia fatto, andate a guardare le carte e capirete, e d'ora in avanti cercherete qualcuno e farete molta fatica a trovare qualcuno che vi dica che quel triste dipinto, quella copia, è un originale di Tiziano. Avrete buttato via 56.000 euro e lei avrà fatto una polemica che la porterà in tribunale, come farò io e come farà anche Filippini, per aver detto cose sbagliate su dipinti autentici.